Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Chiedo scusa se non ho la tiara, ma in alcuni video purtroppo ho avuto, come potete vedere, ho una sciarpa, cioè una specie di foulard, non so come chiamarlo, nel collo perché ho avuto dei problemi di cervical jerky, cioè ce li ho ancora i problemi, e quindi no, mi fa male proprio da parte dal collo alla testa, quindi la tiara un pochettino pesa, quindi cerco di rimetterla. La metterò magari in altri video, poi quando sarò meglio. Quindi chiedo scusa a chi me l'ha regalata, ma purtroppo non posso indossarla perché mi fa male la testa. E quindi eviterò di indossarla per alcuni video. Se mi vedrete con la tiara, forse vi dovevo aver registrato prima, ovviamente. O magari perché sto meglio, speriamo che io stia meglio. Comunque ho iniziato a prendere pastiglie, quindi state tranquilli, non sto morendo. È una cosa che ogni tanto purtroppo mi viene, la mia grande sfortuna. Però poi passa. No, se già riesco a fare il video vuol dire che non sono totalmente malconcia oggi, quindi. Allora, procediamo. Allora, sto facendo vedere man mano tutti i regali di compleanno perché non faccio un video unico. In teoria avrei voluto fare una live per farvi vedere tutti i video, però. Sì, per farvi vedere tutti i video, ce la posso fare, Sara. Per farvi vedere tutti i regali, però c'è un problema, nel senso che non li ho ancora ricevuti tutti. Quindi sarebbe un po' un problema fare la live, anche perché mostrare il giardino Zen che è già uscito oggi, quindi. Soprattutto anche quando ho registrato il video. Problema perché mi cadrebbe tutta la sabbia e i sassi. Quindi piuttosto farò magari poi vedrò un po'. Magari farò una live anche senza senso, cioè giusto per parlarvi con voi. Ovviamente quando sarò bene perché purtroppo col collo non è il massimo fare la live, dopo un po' mi fa veramente male e quindi devo stare rilassata, quindi o la faccio a letto che mi vedete moribonda, non mi sembra il caso, comunque procediamo. Non vado per ordine per i regali, quindi chiedo scusa all'altra Sara, ma il tuo vestito è da lavare, quindi lo farò vedere in un altro video perché voglio fare tipo un video haul, ovvero farvi vedere il vestito e poi ve lo faccio vedere indossato. Comunque, su Instagram metterò le foto, comunque, così vedrete già com'è il regalo, però. Comunque, tanto ho postato anche la foto del giardino Zen, quindi man mano posterò man mano tutte le foto dei regali. Allora, ora io mi girerò la testa, ce la potrò fare. La scatola purtroppo l'ho buttata, quindi non c'è la scatola. Volevo fare tipo un unboxing, ma non ci ho pensato, la scatola mia madre l'ha buttata quando ho tirato fuori la roba. Allora, da Douglas, praticamente sono lei e sorella stanno proprio, sono le figlie del compagno, ecco, che sono venute domenica sera a festeggiare il mio compleanno qua a casa mia, e allora. Mi hanno fatto un regalo che io lo adoro. Manca solo un pezzo perché purtroppo è in bagno. E c'è mia madre in bagno. Mi rovina sempre i video. Vabbè, comunque, l'altra cosa che manca, poi ve la farò vedere. Lo userò per fare un video ASMR perché sono cose tipo della spa, quindi ci stanno molto. Allora, la cosa più buona è questa. Allora, vi faccio vedere tutti i prodotti. Che nella scatola erano più belli. Tanto vi farò vedere poi l'immagine che ho obliviato su Instagram. Quindi la foto con la scatola ce l'ho ancora. Sono questi prodotti qua, in più c'è una specie di schiuma che pensavo fosse un deodorante, invece grazie a Dio mi sono ricordata di mia sorella che una volta si è spruzzata questo coso sotto la sciarpa e mi ha detto che usciva la schiuma. E infatti mi sono ricordata che infatti è un bagno schiuma, che tipo a spuma. Quindi manca solo il bagno schiuma. Questo qua, allora c'è questo, è formato da questo qua, una scatola. Su qua è semplicemente body lotion, quindi una lozione per il corpo, una crema corpo. Luce poi viene. Lozione per il corpo. La fragranza è buonissima perché. È proprio di tipo di spa. Avete presente quegli odori? Tipo misti oleosi, non so spiegarlo bene. In teoria c'è il simbolo delle alghette. Ed è Home Spa. A me piace tantissimo questa fragranza di Douglas, è la mia preferita. L'hanno azzeccata, poi c'è questa qua che invece è per le mani, che è una crema riparatoria per le mani. Adesso in questo momento non la userò, però man mano nel senso che uso i purtroppo i guanti. Dopo un po' mi sa che la userò, perché per adesso ho altre creme mani, ma questa è fantastica. Quindi la userò, mi cade sempre lo spray. La userò, questa qua è ancora imballata, perché tanto finché non la uso, non l'apro. La userò magari dopo la ceretta, perché di solito quando faccio la lametta o faccio il single peel o le strisce, sì, ho tutte e tre le cose. Metto questa, ci metto la crema. Se no, normalmente non le uso quasi mai le creme io. Però dopo la depilazione sempre. Anche sotto le ascelle, se non mi vanno a fuoco le ascelle. La crema mani è piccolina, penso che la metterò anche in borsa, la userò anche per in generale per tutto. Perché poi tanto è anche pratico di modo. Anche questa è tappata, ma si sente l'odore. Si vede che non l'ho ancora utilizzata perché io sono, su queste cose sono abbastanza parsimoniosa rispetto a mia madre e mia sorella che le usano a flotte. Questo invece l'ho già usato, mi piace tantissimo, sarebbe lo spray.
c'è scritto uno spray tipo volumizzante, non ho capito bene, ci sarà scritto, ma non leggo una fava. Sì, latino, madonna, che male al collo. Spray corpo vitalizzante, mi dà un po' di vita. E l'odore mi piace tantissimo, adesso lo spruzzo. Mi piace, non so perché sa di fresco. Mi sono spruzzato tipo le bocca. Sa di fresco, però mi piace tantissimo l'odore che ha fatto, io ho dato lo spruzzo anche nell'aria. So che è uno spreco, però è veramente buono. Infatti penso che poi questo qua, se ci esiste la versione più grande, me la prendo per l'estate perché ho l'altro profumo, ma è troppo pesante per l'estate. E poi, boh, avevo la scatola con la busta te l'ho preso mia mamma, la scatola penso che l'abbia buttata, perché ha la sensazione di buttarmi le cose. Un regalo che è veramente piaciuto tantissimo perché la fragranza è azzeccatissima, infatti proprio quella delle alghette, qua lo siete un Kaiser, sarebbe questa qua. E niente, poi ci serve appunto il bagno schiuma che è tipo fatto, è uguale a questo più o meno, ecco, immaginate che sia così, però a forma di deodorante a gas che spruzza, tipo come la spuma per i capelli praticamente, è uguale, sempre nella stessa fragranza. Il tuo comissimo mi sono data in testa, ma va bene, quindi ringrazio Vale, Daisy e tutti gli altri per avermi fatto questo regalo, è veramente bellissimo, mi piace veramente tanto. Ah, come dire, oceanici. Questa lozione corpo rivitalizzante si compone di efficaci ingredienti oceanici come alghe marine e sale marino. Sapete, io il mare ce l'ho nell'animo, per quello mi piace questa fragranza, perché mi ricorda il mare, sempre io il mare. Sono una sirenetta in verità. Non si vede bene, ma i capelli miei sono rossissimi. So che ce li ho legati e non c'è tanta luce. Comunque, questo regalo è fantastico, io ringrazio ancora chi me l'ha regalato. Fatemi sapere se l'avete già provato, se vi siete trovati bene, male. Vi faccio vedere tutti i prodotti, a parte quello che ho in bagno purtroppo. E niente. Questo è uno dei miei altri regali, farò un video per ogni regalo che ho ricevuto, perché quest'anno mi piace così. Anche perché non ho ricevuto tantissimi regali, non farò vedere i soldi, questo è ovvio, perché mi sembra poco carino. Piuttosto se volete vi farò vedere poi i bigliettini al massimo. Uscirà un fotocollage di tutto quello che ho fatto, di come ho festeggiato il mio compleanno nell'arco di diversi giorni, settimane. Solo che devo ancora montare perché mi manca un pezzettino. Al massimo farò tubetto continuo e farò una seconda parte, perché ho fatto diverse cene, tra sushi, pesce, volevo rendermi partecipe, ovviamente ho tolto i regali perché faccio il punto di video a parte. Io vi saluto, mi piace tantissimo. L'odore, sì. A parte il fatto che per adesso sono solo queste qua, non c'è da niente. Però, comunque, fantastico regalo, lo rimetto a posto di qua, perché in bagno tengo solo il bagno schiuma, perché appunto la doccia ce l'ho in bagno, non ce l'ho in camera da letto, perché poi il resto mi lavo, cioè sì, mi lavo, mi asciugo in camera da letto. Quindi io vi saluto. Oggi infatti non si sente neanche il rumore del ventilatore perché c'è abbastanza aria. Peccato che fanno un bordello fuori, se no sarebbe perfetto per un ASMR. Io lo dico sempre. Peccato che col collo mi viene un po' complicato. Io vi saluto. E dimmi cosa ne pensate del mio secondo regalo, non sono in ordine, mi dispiace. Poi farò uscire anche quello di Sara. Sara numero 2, che sarebbe il vestito rosso. Tanto l'avete già visto in live, chi non l'ha visto in live è molto figo. Ve lo farò vedere poi addosso a me. Non addosso, so un po' come fare il video. Appunto, è lavare, quindi non ve lo posso far vedere. Questo qua è il mio vestito normale da casalinga disperata. E io vi saluto. E ci vediamo in un prossimo video. Ah, in questo video ci sarà forse la nuova intro.